programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Alcotra che coinvolge la Valle d'Aosta e copre il territorio alpino tra la Francia e l'Italia ha finanziato nel periodo 2014-2020 due progetti, RESBA e RISVAL, che si concentrano sull'aumento della resilienza del territorio in relazione ai rischi che vi possono occorrere. È proprio in quest'ottica che ha preso via il progetto RESBA, acronimo di Resilienza sugli sbarramenti. La Valle d'Aosta, capofila del progetto, ha portato avanti un'attività di monitoraggio degli sbarramenti che permette di osservare nel tempo eventuali anomalie che si possono verificare nell'ambito della gestione di sicurezza delle opere. La struttura opere idrauliche si occupa, tra le altre attività istituzionali, di attività di controllo e monitoraggio degli sbarramenti artificiali. In particolare noi vediamo le immagini dello sbarramento artificiale della Nuva nel comprensore scistico di Pila, che è stato realizzato per lo stoccaggio dell'acqua ai fini della produzione di innevamento artificiale. I tecnici fanno attività di rilievo ai fini del monitoraggio dello stato di conservazione delle opere e anche del comportamento stesso degli sbarramenti. E nell'ambito del progetto RESBA finanziato dal programma Alcotra è stato possibile, proprio su questo sbarramento artificiale, ma così come anche altri sbarramenti sempre finalizzati alla produzione di neve artificiale, realizzare una campagna di monitoraggio attraverso immagini satellitari che permettono di verificare quelli che sono gli spostamenti nel tempo delle strutture. Un altro progetto che ha come obiettivo la prevenzione del rischio sul nostro territorio è RISVAL. Il progetto RISVAL, Rischio Sismico e Vulnerabilità Alpina, è nato con l'idea di sviluppare e promuovere specifiche azioni finalizzate alla prevenzione del rischio sismico. Nonostante il territorio alpino da cui siamo circondati sia interessato da eventi sismici di debole intensità, si tratta di una problematica da non sottovalutare. Nel corso degli ultimi anni, grazie alla disponibilità di fondi europei nell'ambito del progetto RISVAL, l'amministrazione regionale ha potuto sviluppare uno strumento di raccolta e diffusione di dati geologici che è il geoportale Geologia VDA. Questo geoportale permette la distribuzione e attraverso lo sviluppo di una serie di tool anche già l'interpretazione di dati geologici relativi principalmente alla geologia del terreno, alla sismica, alla composizione geotecnica del sottosuolo e alla deformazione superficiale del terreno rilevata per tramite dei satelliti della costellazione europea Sentinel. Potremmo quindi dire che questo portale si muove proprio nella logica delle più recenti programmazioni europee, che sono quelle di valorizzazione di dati esistenti che altrimenti andrebbero dispersi, e pertanto questo rappresenta un sistema anche per non disperdere conoscenze che una volta non erano aggregate perché risiedevano negli archivi di amministrazioni privati o anche di altri soggetti, e soprattutto di mettere a disposizione per le generazioni future un background di conoscenze che nella prevenzione dei disastri naturali sarà sicuramente utile. Potremmo quindi dire che grazie a questi risultati l'Europa è qui in Valle d'Aosta.